Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono iper eccitato perché guardate che mi sono andato a prendere. Voi dite, ma come te lo sei fatto andare a prendere? Cioè, vabbè, lo potrei pure aver trovato, però mi sono preso il Brawl Pass Plus. Perché sapevo che le skin, soprattutto quella di Squiddy, si chiama Squiddy, mi sa di sì, sono esclusive e quindi poi non le avrò più. Quindi sono andato a shoppazzare un po' e mi manca veramente poco per prendere questa bellissima skin, guardate. La skin di Jessie Sandy mi dà 10 star drop casuali, però io avevo un altro account e mi dava un'offerta praticamente di uno star drop leggendario. No, io voglio l'offerta dello star drop leggendario, eh. No, no, no. Io voglio lo star. Non li voglio i 10 star drop casuali, ma voglio lo star drop leggendario. Se no, aspetto, voi che dite? Mi prendo 10 star drop casuali che potrei trovarci, per esempio, un leggendario. Più mi dà 500 crediti. Più l'icona giocatore, più il power mill. Oppure aspetto, perché calcolate che tipo se prendo qualche altro coso, come si chiama, Verdone. Mi basterebbero le gemme per shopparmelo, appunto, oppure mi conservo le gemme e magari aspetto l'offerta più bella, perché tanto comunque si ripetiranno, quindi mi conservo un po' tutto e poi aspetto a vedere quando voglia, aspetto. Non so, però intanto andiamoci a fare una partita con questo Barry, che è il mio brawler epico preferito, non l'ho mai preso e ora l'ho preso. Allora, che mappa metto? Mettiamo la mia preferita, però non ci sta 5v5 KO, quindi metto 3v3. Sono emozionatissimo. Cioè, allora, se mo Barry risulta che è un brawler scarso, veramente, raga, perché io non l'ho mai provato in nessun tipo di account. Se mo mi risulta che è un brawler scarso, veramente, cioè, io do di Ah, ma c'ha pure il coso della vita qua. Beccati questo brutto Hank. Io pure Grom mi volevo prendere, ma non mi soddisfava tanto Grom, cioè non soddisfava le mie qualità e poi quello che io cercavo, diciamo. Però io, a parte che Grom già ce l'avevo e era molto scarso, cioè in mano a me, poi non sto offendendo nessuno, potrebbe essere magari pure forte in mano di qualcun altro, però in mano mia proprio scarso. Devo usare sta cosa, non troppo bello. Fighissimo, poi la super che vola là. Chiamo, non riesco a colpirla. Finalmente. Vabbè, prima partita vinta easy con Barry. Ok. Che altra partita faremo? Dai, scegliamo un po'. Che altra mappa vogliamo fare? Che poi, cioè, calcolate che sono già le 10. Però non mi risulta. Qui che, cioè, dice che già li ho presi i verdoni, però io dovrei prenderli. Cioè, dove stanno? No, non ce la posso. Vabbè, allora facciamo sopravvivenza, raga, perché penso che anche questa è una mappa limitata. Limitata. Cioè, penso che dopo la tolgono, cioè, per sempre. Forse quando giochi con gli amici 1v1, cioè in amichevole, forse la mettono, ma non credo che la ritroveremo più dopo la fine dell'evento. No, perché mi lagga. Raga, comunque, secondo me Brawl Stars ha fatto qualche lag. Perché pure un'amica mia mi ha detto che praticamente a lei, ogni tanto pure come a me, ci diventa nero lo schermo di Brawl Stars. E pure un altro telefono che ho qui a casa è diventato nero quando stavo giocando con un altro account. Quindi non so, Brawl Stars avrà fatto qualche bug. Calcolate che sono tutte marche di telefoni diversi. Vabbè, allora andiamo. Dai, colonnello! Vai, lo uccidi tu, lo uccido io, bravo, dai. Vabbè, questa è vinta, vai, pigliateli tu. Io penso Meg. Cioè, ma chiama Meg. No, ho sbagliato. Pensavo che potevo attraversare e morire, però mi sono sbagliato.
Vabbè, devo ricaricarmi assolutamente il colpo perché voglio assolutamente colpire qualcun altro con la super, però. Come ho fatto a uccidere? Come ho fatto a uccidere? Raga, ma come ho fatto a uccidere Dynamite e Gelindo? Scusate, come ho fatto? Se io stavo là, come ho fatto a uccidere Dynamite e Gelindo? Scusate. Vabbè. Penso che i miei colpi non durano in eterno per terra, quindi. Raga, se volete potete entrare nel mio club RS Team, perché questo è il mio club, non è molto potente, diciamo, però ce la si fa. Allora, ogni tanto elimino qualcuno anche perché ci sta chi per esempio non partecipa agli eventi, quindi comunque lo elimino, quindi ogni tanto troverete posto. Vabbè, allora. Che altra mappa potremmo scegliere? Dai, aiutatemi un po'. Sopravvivenza. Vabbè, già l'ho fatta comunque con sopravvivenza, devi dire. È la mia mappa preferita, raga. Qualcuno potrebbe odiarmi, però Foot Brawl. Però Foot Brawl 3v3 sono forte, ma Foot Brawl 5v5 sono ancora più forte. Foot Brawl è una delle mie mappe. Cioè, prima la odiavo a morte Foot Brawl perché non riuscivo mai a fare gol. Però ultimamente riesco a trovare passaggi buoni per fare gol. Pure quando tutti stanno ammucchiati nella porta. Sono troppo forte. Però dipende. Mo, no, no, non pensate a mo se scarso. Cioè, a volte faccio dei trick veramente assurdi. Ok. Vabbè, qua è facile perché soprattutto all'inizio quando stai giocando con un brawler nuovo ti lasciano passare, penso. Però a parte ti fanno passare oppure no, cioè è facile, fa gol così. Passi sempre là, più o meno ti memetizzi, la gente non sta a combattere, non sa che stai là, cioè. È un po' un buon posto, diciamo. Poi ieri mi sono shoppato Moe, raga. Però con le gemme che già c'avevo, me ne sono soltanto prese 4-5. Cioè 30, vabbè, perché era l'offerta che si poteva prendere, però. Io metterei un gioco ancora, giusto perché mi piace la combo, diciamo. E Moe sono abbastanza forti, raga, scusate, però non so se si dica Mo o Moe, perciò lo chiamerò Moe come sta scritto, perché. Qualcuno dice mo, qualcuno dice mo, e quindi non so come si pronunci. Bene. Se voi sapete come si pronuncia, per favore scrivetemelo qui sotto nei commenti perché non vorrei fare figuracce. Vabbè, tanto ha fatto gol palese. Cabanuz. Cabanuz. Era una parola che non conosco, quindi non so il sesso. Devo assolutamente usare la. Yeah, Gelindo! No, ma questo Gelindo è proprio rimbambito. Gelindo! No, ragazzi, non posso fare. Ma sta fuso, cioè. Ma hai capito che devi tirare la porta? No, lui è stato pure ucciso. Brava, brava Meg, va? Brava Meg. Almeno qualcuno di intelligente ci sta qua. Vabbè, abbiamo fatto già il grado 5, raga, è tantissimo. Il massimo che ho fatto è il grado 10. No, sto scherzando. Emo? Ok. Vabbè. Raga, però cambiamo brawler. Volevo portare Meg al grado 25. E poi, dopo che ho portato tutti sul grado 20 più o meno, voglio portarli sul grado 30. Raga, allora, una cosa sola. Devo vedere se ho preso il potere, diciamo, di Hank. Il potere magico là, come cavolo si chiamano sti cosi? Di Hank, no, non l'ho preso. È un hamburger quello di Hank. Perché, raga, mi serve assolutamente. Perché non so cosa ti faccia, ti potenzia qualcosa, non lo so. Però Hank, raga, non lo so proprio usare. Per me, a parer mio, cioè, per scarso non lo so proprio usare. Questo è il massimo che sono riuscito a fare. Calcolate che ne ho persi almeno 20 con Hank. Quindi, mo ci provo un'altra volta. Anche perché non posso portare tutti al grado 20 e anche al grado 10, cioè.
Raga, è impossibile. Troppo bella sta schermata a few moments later. Cioè, raga, io odio. Comunque, raga, ieri è stato il giorno più imbarazzante della mia vita. Mo' ve lo devo raccontare. Allora, ieri stavo praticamente. Ero uscito con gli amici miei. E a un certo punto, dei ragazzi mi dicono: Pietro, guarda qua sto video. Io lo guardo, ignaro tutto. Raga, erano dei video imbarazzantissimi miei. Io ero scioccato. E se ora fa gol, veramente crollo. Ero scioccato da questo video perché, raga, veramente stavo andando in bagno. Fortunatamente ero minorenne, cioè sì, era palese che avevo meno di 13 anni. E ho letto che, ora ho 13 anni, e ho letto che comunque quelli che avevano sotto 13 anni potevano essere bannati. Quindi mi sono andato a segnalare e fortunatamente mi hanno bannato, raga. Perché se non mi avessero bannato, raga, non so cosa avrei fatto. Perché ero veramente scioccato, cioè, raga, ma era un video veramente imbarazzante. Quindi ora fortunatamente mi hanno bannato con quell'account. Non lo vedrò mai più, spero. Quindi, raga, ringraziamo Instagram perché questo video l'ho pubblicato su Instagram. E ringraziamo Instagram che è molto grato. Cioè, io sono molto grato di quello che Instagram ha fatto per me. Raga, provo a fare un golletto da qua. No, mannaggia. Muori. Madonna. Avevo fatto gol. Se non ci stava sto morti, sta a rompere le scatole. No, raga. Vabbè, questa persa. Cioè, ma appena gioco con Egg, perdo. Cioè. Onestamente non mi ricordo cosa fa la super, però voglio. No, yeah, raga, abbiamo perso. Ma pure se non fanno gol, abbiamo perso comunque. Quindi non è che cambia la situa. Perso, let's go skin. Vabbè. Allora, abbiamo perso meno due coppe. Sono tante, raga, due coppe. Comunque, devo assolutamente arrivare a 20.000 coppe. Perché, raga, cioè, sono ipercontento di arrivare a 20.000 coppe. Mi mancano soltanto due soglie e andrò a prendere. Quindi facciamo delle missioni. Allora, io ho una missione. Allora, vinci 5 battaglie, sceglierò Sandy. E vinci 3 battaglie con Energetic. Però non mi interessa un modo di Energetic. Farò questo. E per fare contemporaneamente un'altra missione, farò quella dell'evento. Quindi sceglierò. Devo vincere 3 battaglie in arraffagemme. Sopravvivenza in 2. Sopravvivenza in 2 è più bello, però. Mo' l'ho premuto così, però facciamo sopravvivenza in due. E mi metto Sandy. Dove cavolo ce l'ho Sandy? Raga, pure io me la ricordavo più forte. Non so se l'hanno indebolita un po', però io me la ricordavo più forte Sandy perché mi sono andato praticamente a shoppare il pass. Volevo fare una comunità. Il pass mi sembra l'anno scorso, cioè l'ultimo pass che c'è stato, quello prima, giusto? Volevo fare un video, però poi non l'ho fatto più. E ho detto, mi sono preso Sandy appunto, perché non avevo Sandy in quel pass, quindi la sono dovuta shoppare insieme a tutte le skin del pass. Però me la ricordavo più forte Sandy, perché sennò mi shoppavo, perché per spendere di meno, cioè per risparmiare, diciamo. Mi so, per prendermela più velocemente mi sono andato a prendere i crediti al posto dei brawler epici. E invece, raga, allora mi vado a fare un'altra partita. Vado a fare un'altra partita. E niente. Che partita però potrei fare allora? Fatemi pensare. Ah, ma sono tornati i soldi qua, i cosi, come si chiamano, mi aiuto. Quindi ci vediamo quando avrò preso Jesse Sandy. Anzi no, facciamolo insieme, dai. Ci
Allora, che mi prendo? Sopravvivenza in te? Vabbè, sopravvivenza in te perché mi piace, però mi metto Barry perché è più forte, più forte, diciamo, e più velocemente riesco a sì, è molto probabilmente che riesco a prendere i Viardon. Ok, let's go, ski. Sorry. Vamos. Sto dicendo praticamente tutte parole in altre lingue, mettendo. Io pure ho sta schiena di Chester, molto bella, di Halloween, perfetto proprio. Halloween però solo con quella, perché mi sa che è l'unica di Halloween che c'ho, però vabbè. C'è qualcuno qui. Boh, può essere, cioè, non si sa mai. Oh Cristo santo, no, no, oh, no, no, ci sto per morire, ma è palese che muoio, è palese che muoio. No, raga, sono morto. Vai, raga, uccidetelo insieme, perfetto. Uccidete anche, uccidetela insieme. Vai, uccidetela. No, 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 no. Ok, vai, prendete i power up, prendete tutti i power up perché avete praticamente... Sta cosa me l'ha ucciso. Ma quando Lola muore anche il suo clone, mi sa perché. Per forza, cioè. Ok, aspettate che li colpisco. Perfetto. Lo colpisco. Vabbè, l'ha colpito lui, uguale. Ok, vittoria. Allora, raga, scusate se faccio il dito in basso, però sono abituato perché fin da quando ero piccolo facevo sempre il dito in basso perché tutti a me me lo facevano. E quindi pure io lo facevo. Quando vincevo, quando perdevo. Cioè quando perdevo me lo facevo loro, quando vincevo lo facevo io. Così praticamente. Bene, vediamo un poco. Abbiamo 100 blinged e uno star drop. Rare, raro, raro, raro. No, vabbè, niente. Però nel raro si potrebbe trovare tipo un brawler raro se ti manca, cioè boh. Allora, aspettate. Stavo vedendo una cosa, vabbè. Quindi ora posso andare finalmente a prendere, forse, cioè non lo so ancora, eh. Questa. Raga, mi mancano ancora 2 gemme. Ci vediamo quando le avrò fatte. Ok, raga, ora la posso acquistare. Comunque, 127 gemme per una skin che è limitata. 10 star drop casuali, un power mill, un'icona giocatore e 500 crediti. Credo che sia pure troppo. Cioè pure poco. Quindi, 3, 2, 1. Chiudo gli occhi. Allora, nel power mill è uscito il brucobolla. No, ma veramente stiamo facendo. No, sono scioccato. Raga, scusate, però per onore ci devo fare uno screenshot. No, ho sbagliato. Perché la mia amica la voleva tanto questa skin. E giustamente l'attivo ora, cioè, perché cosa sto aspettando? Raro? Super raro? Super raro? Epico, mitico! No. Cosa fa? Raro? 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 Mitico! No, ci ho provato, raga. Ci ho provato. Mitico, super raro. Aspetta, voglio provare un trucco. Una volta mi ha funzionato, allora. Ora. Ora. Boh, vabbè, non funziona. Andiamo piano, piano, piano. Super raro, no. Dai, super raro, ma non lo voglio. Raga, per favore, fammi uscire un mitico. Mi dico, please, Silvio Play, come cavolo si dice? Per favore, come si dice nella lingua di Brawl Stars? Baril, Barry, Jesse, Shelly. No, non ci posso, non ce la posso. Dimmi che non sono finite. Yeah, no, io li volevo tanto. Raga. Ma ora il testo del secolo, cioè la prova del secolo. Allora adesso mi avrà tolto.
I punti qui. No, risulta sempre che ne ho 7015. Perfetto, raga! Allora, perfettissimo. Ora, prima di concludere il video, mi andrò a fare una partita con Jessie. Dove sei? Eccomi qui! No, raga, bellissimo. Raga, è bellissimo. Aspetta un attimo. Aspettate un attimo, raga, scusate. Ah, no, no. No, ho sbagliato. Voglio però vedere la rarità di questa skin. Come si fa, raga? Raga, come si fa a vedere la rarità di questa skin? Ya, voglio vedere la rarità. Vabbè, dopo la cercherò in qualche modo. Ora però andiamo a fare una partita con questa bellissima skin adorabile. Allora, mi vado a fare una partita in KO. Cioè, giusto easy così. Bene, dai raga, sono emozionatissimo, cioè ho preso una skin fighissima. E tra l'altro mi laga, quindi è una skin bruttissima, cioè sempre che questa skin rimane bruttissima. Lag senza lag, no, 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 sono morto. Vabbè, comunque calcolate che c'è, cioè, le persone mo sono più forti, perché comunque sto giocando con Jesse che ci avrà tipo 13, no, 300 coppe, una roba del genere. 300, 400 penso più o meno. Ti prego, bravissimo, bravissimo Moe. Ok. Sono pronto a colpire tutti i nemici. Io lo odio un po' così, raga. Guardate cosa faccio. Perfetto. E la piazzo qui. Vabbè. L'ha ucciso Moe. Raga, bellissimo. Prima victory con Jessie. Epico, epico, epico. Medico! No, raga, ci ho provato. Raga, ci ho provato, raga, ci ho provato. Ho fatto veramente l'illuso in questo modo. Raga, adesso ci vediamo tra qualche giorno quando avrò preso. Quando avrò preso la skin di Squiddy qua. Poi, tra l'altro, è di Mortis. Vabbè. Lasciamo stare il posto particolare. Ci vediamo tra qualche giorno. Vi aggiornerò in uno shorts o qualche altra cosa. Noi, vabbè, ci salutiamo e ci vediamo in un nuovissimo video. Mi raccomando, raga, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. E ciao!